l'importante è avere in testa questo principio, che è quello del bene comune. E dico questo perché credo che l'iniziativa che oggi abbiamo salutato anche con grande soddisfazione da parte dell'Avis è un'iniziativa sicuramente innovativa, cioè quella di dare a tutti i soci donatori una card in accordo con la Banca del Credito Cooperativo di Ripatranzone. E è un modo per incentivare, sicuramente per incentivare a donare, per incentivare un servizio che è cresciuto molto, e sicuramente di questo va dato atto al presidente dell'Avis di San Benedetto, Marco Lorenzetti, che con queste tante innumerevoli attività e con questo dinamismo siamo arrivati intanto ad un'autosufficienza ematica per quanto riguarda il nostro territorio, e questo è un dato straordinariamente importante, perché non è stato sempre così, perché di sangue c'è bisogno e c'è bisogno sempre di questa grande generosità. A questo Marco Lorenzetti aggiunge estro, fantasia, dinamismo, capacità di legare il territorio al volontariato. Ecco allora che essere soci Avis, essere donatori da Avis, dà la possibilità di avere a titolo gratuito una ricaricabile, ma dà anche la possibilità attraverso questa card di poter utilizzare con alcuni sconti dei servizi che sono servizi del comune, servizi soprattutto in ambito sportivo e culturale, quindi è poter avere accesso ad alcuni impianti sportivi, a dei musei a titolo gratuito. Credo che sia una iniziativa da lodare e un ennesimo plauso da fare a questa sezione Avis di San Benedetto del Tronto. Bene, questa mattina abbiamo presentato un'iniziativa unica a livello nazionale relativa alla nuova tessera per i donatori di San Benedetto del Tronto, una tessera che abbiamo chiamato Red Card, che darà diversi vantaggi al donatore, che potrà avvalersi di questa tessera per avere sconti e agevolazioni in vari settori della città di San Benedetto del Tronto, ad esempio entrare con lo sconto di mezzato in piscina comunale, entrare al cinema a 5 euro e quindi uno sconto rilevante, il campo di atletica, i campi da tennis e il circolo tennis Montanari, oltre a varie attività commerciali varie della città di San Benedetto del Tronto. Sarà una tessera però che ha un'innovazione che è quella che insieme alla BCC di Ripatranzone sarà anche una tessera prepagata proprio realmente, perché sarà già prepagata per il donatore con un importo minimo di 5 euro. È una tessera totalmente gratuita che darà la possibilità al donatore di San Benedetto, che ovviamente si sacrifica annualmente con la donazione del sangue, di avvalersi di questa tessera per grandi e altri vantaggi. Allora, noi siamo stati molto lieti di essere stati coinvolti dall'Avis di San Benedetto in questa iniziativa, che è iniziata appunto su loro suggerimento durante l'estate scorsa. È stato un parto un po' lungo, perché l'emissione di una carta comporta il superamento di alcune criticità, soprattutto in tema di normativa italiana e europea a livello di privacy. Siamo giunti finalmente alla conclusione del progetto e siamo stati appunto felici di essere affiancati a questa associazione che ci ha coinvolti. E quindi ci siamo presi cura insieme al nostro istituto centrale, che è il Crea Banca, dell'emissione di questa carta, e questa carta verrà prodotta con un layout del tutto particolare, perché verrà raffigurato sul fronte della carta un dipinto che è un po' l'emblema dell'Avis di San Benedetto del Tronto. È unica nel suo genere, come ha detto il presidente, e l'auspicio per la nostra banca insieme all'Avis di San Benedetto è quello di aver dato un po' una sorta di primogenitura a questa tipologia di carta per quanto riguarda le sezioni comunali Avis, che possa essere un progetto che da San Benedetto poi possa estendersi sia a livello regionale che a livello nazionale.